Ministra, ha espresso il suo sogno di vedere il porto di Ravenna come il porto scelto dalle compagnie che devono spedire in tutta Europa piuttosto che i porti degli altri paesi. Come fare, oltre ai fondi già stanziati, a quelli che ha annunciato oggi? Come sosterrà il governo questo sogno? Beh, intanto nell'accelerare tutti quelli che sono gli investimenti di intermodalità, in particolar modo sul tema ferroviario. Oggi abbiamo fatto una riunione molto approfondita per vedere quali possono essere i limiti anche temporali, perché quel cantiere, il cantiere del porto, deve essere anticipato dalle opere del retroporto, e ovviamente una grandissima attenzione metterò nel sollecitare ANAS, perché tutto il tema della viabilità su gomma è evidentemente dominante, nonostante gli ottimi risultati che questo porto ha già sull'intermodalità ferroviaria. E poi ovviamente dobbiamo vincere questo dialogo virtuoso che abbiamo provato ad aprire con l'Europa sul tema della fiscalità, garantendo la possibilità all'autorità portuale di continuare ad accompagnare gli investimenti. E poi tanta attenzione alle persone. Il porto di domani non sarà più quello di oggi, e le donne e gli uomini che lavoreranno in porto dovranno avere nuove competenze, nuovi saperi, e noi dobbiamo investire anche risorse nazionali oltre che regionali affinché tutto questo sia possibile, perché nessuno possa rimanere indietro rispetto a questo grande scatto in avanti che farà il porto di Ravenna.